Una buona giornata, buon sabato e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, edizione più breve, poi per dar spazio a Diretta Stadio alla partita del Rigamonti tra Brescia e Pescara. Allora iniziamo subito parlando di vaccini, andando a Pescara dove è stato inaugurato il centro vaccinale della caserma Antiochia proprio di Pescara. Qui i poliziotti vaccineranno anziani e soggetti fragili. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Anche la polizia somministra i vaccini. Ha aperto il centro vaccinale alla caserma di Via Sala Ravecchia a Pescara. A volte comminare delle sanzioni è necessario, ma sicuramente non è un compito che gratifica l'operatore di polizia. Essere qui al servizio dei nostri anziani, somministrando magari una dose di vaccino che forse sarebbe stata somministrata con qualche mese o qualche settimana di ritardo, noi sappiamo che il tempo gioca a nostro sfavore, quindi aprire queste linee di vaccinazione, farlo presto e farlo qui per noi è importantissimo. Siamo molto orgogliosi, quindi è il regalo che la Polizia di Stato e quella di Pescara in particolare fa a tutta la città e alla provincia. Per i prossimi 3 mesi, per 3 mattine a settimana, qui saranno vaccinati gli ultimi over 80 che non hanno ancora ricevuto la dose e i soggetti fragili. Due le linee vaccinali a cui se ne potrebbe aggiungere una terza in futuro. Oggi per questo tipo di popolazione faremo il vaccino Pfizer. Ovviamente anche in base alle circolari che usciranno, eventuali nuovi vaccini, noi siamo a disposizione dell'ASL, quindi seguiremo quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dalla ASL, che le recepisce poi dal Ministero. Intanto da ieri è iniziata la vaccinazione anche degli ultrasettantenni che saranno contattati dal sistema Poste e riceveranno le indicazioni per poter prenotare la propria inoculazione. Questa è veramente una sinergia importante. Poi per quanto riguarda poco o molto, l'importante è vaccinare, come dicevo prima, perché è il più grande strumento proprio di mitigazione della diffusione del virus, il vaccino. Cronaca aveva ancora la disponibilità di diversi beni, nonostante la condanna definitiva a 8 anni di reclusione per la bancarotta milionaria del suo gruppo imprenditoriale e la vendita avvenuta negli anni scorsi di beni mobili e immobili, compresa la casa di cura Villapini, oltre a quadri e opere d'arte di grande valore. A Vincenzo Angelini, magnate della sanità privata abruzzese, che con le sue dichiarazioni fece finire in carcere nel 2008 l'allora presidente della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, questi beni sono quelli confiscati fra ieri e oggi su disposizione del procuratore capo della Repubblica di Chieti, Francesco Testa. Nei confronti di Angelini è appena diventata definitiva una condanna a 7 anni di reclusione per truffa ai danni della regione Abruzzo. I carabinieri incaricati di eseguire la confisca, che riguarda un appartamento a Chieti, due a Pescara e una villa a Francavilla al Mare, hanno trovato anche oggetti in argento, altre opere d'arte il cui valore è da stimare, oro e pietre preziose. Tutti i beni via via prelevati e confiscati sono portati in un luogo che viene tenuto sotto stretta sorveglianza. Negli anni scorsi alcuni beni mobili dell'imprenditore erano stati misteriosamente sottratti da un grande garage, mentre molte delle opere d'arte sequestrate furono vendute da una casa d'aste di Roma nell'ambito della procedura fallimentare. All'asta per 31 milioni fu venduta la casa di cura Villapini di Chieti. Attualmente Angelini sta scontando in detenzione domiciliare per motivi di salute la condanna per bancarotta fraudolenta, ma con l'ultima pronuncia della Cassazione che ha reso definitiva la condanna per truffa, diventata esecutiva anche la pena detentiva. Cambiamo argomento adesso. Patrizia Orsini, la donna residente nel quartiere Rancitelli di Pescara, dove una notte le bruciarono l'auto per intimidirla, adesso chiede di essere trasferita nell'alloggio popolare di un altro quartiere. Dal comune però nessuna soluzione percorribile. Se volete vedere scorrere il sangue, va bene, mi farò anche questa, vi accontento anche in questa situazione, vi farò vedere scorrere il sangue, perché io non ne posso più. Ce l'ha con il comune di Pescara, Patrizia Orsini, la donna a cui circa un anno e mezzo fa bruciarono l'auto in una notte nel quartiere Rancitelli, a seguito di alcune denunce riguardo l'attività di spaccio. La donna, spaventata, ha chiesto un alloggio popolare in un quartiere diverso, ma le è stato proposto un posto in albergo, soluzione che lei ha rifiutato perché comporterebbe la separazione dai suoi animali domestici. Che gente abbiamo noi al comune? Senza cuore, senza un'anima, niente proprio, niente. Si lavano e scrollano le spalle dicendo: ma tanto adesso è tutto a posto. Non è a posto niente. Lei ha ricevuto altre minacce da quando le bruciarono? Direttamente no, assolutamente no.
però io me lo sento addosso il loro fiato, ti guardano con l'occhio un po', capite a me adesso. Al fianco di Patrizia Orsini c'è il suo legale, pronto a intraprendere azioni contro il comune se ce ne fossero gli estremi, ma anche il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari, che continua a chiedere sgomberi e controlli. La centrale di spaccio di droga più importante del centro sud Italia, una di quelle più importanti del centro sud Italia. Lì vivono cittadini onesti che non ce la fanno più, cittadini costretti a subire, cittadini che hanno anche dovuto patire, subire veri e propri attentati alla persona, come dico io, attentati al patrimonio personale, macchine bruciate non solo, li abbiamo sempre denunciati da anni, ma lì ci sono, continuano a essere spacciatori di droga che occupano abusivamente gli alloggi popolari, di cui non hanno bisogno. Aggiungo che su Pescara abbiamo 100 appartamenti vuoti di proprietà pubblica, popolari, che dovrebbero essere assegnati a chi ne ha diritto, quindi sfrattare gli occupanti abusivi, mettere persone che hanno diritto all'interno delle case popolari ed assegnare gli appartamenti vuoti. Non è possibile, questi gridano vendetta, 100 appartamenti vuoti in una città, murati, che non vengono assegnati quando ci sono oltre 700 persone, udite udite, in graduatoria, persone con disabili, con famiglie che aspettano di avere un alloggio popolare. Secondo i progetti del comune, il ferro di cavallo sarà presto abbattuto e al suo posto, assicura il sindaco Masci, non ci sarà nuovo cemento. Ma Patrizia Orsini ha paura e non vuole attendere. Permettetemi di cambiare casa, ha detto la signora. Noi dall'inizio andavamo al comune a reclamare. Sai cosa ci rispondevano? Pensate per voi. E questo l'hanno combinato loro, con il loro menefreghismo e il loro modo di scrollare le spalle. E adesso noi paghiamo le conseguenze. Questo non è giusto. Assolutamente no. Cambiamo argomento, adesso parliamo di politica. L'ex candidato sindaco di Pineto Paolo Passamonti approda in Forza Italia. Questa mattina il passaggio è stato ufficializzato dal coordinatore regionale azzurro Nazario Pagano, che ha parlato anche dell'ingresso del sottosegretario D'Annunzio in Fratelli d'Italia. Forza Italia annuncia a Pineto il passaggio nelle sue fila di Paolo Passamonti, ex candidato sindaco, espressione della lista civica Sicuramente Pineto. A farlo, nel corso di una conferenza stampa, il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale del partito, esattamente il giorno dopo aver incassato l'assoluzione, con formula piena, dal Tribunale di Rimini sulla vicenda Rimborsopoli che travolse la legislatura Chiodi. Ma oltre a illustrare l'opera di riorganizzazione di Forza Italia, che vede su base locale la fattiva attività del coordinatore provinciale di Teramo, Gabriele Astolfi, si è parlato anche del cambio di casacca del consigliere forzista e sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annunzio, approdato in Fratelli d'Italia. Pagano ha chiesto direttamente al presidente della regione Marco Marsilio il ritiro della delega e ha etichettato come gesto di debolezza l'attività di compravendita tra esponenti politici all'interno della stessa coalizione di centrodestra. Ciò che non va bene è che lui abbia mantenuto e che il presidente della regione gli abbia fatto mantenere delle deleghe che nulla avevano a che fare con lui personalmente, ma semplicemente col partito. Quindi è chiaro che c'è un problema che andrà affrontato la prossima settimana. Sono già d'accordo con il collega della Lega, perché bisogna riorganizzare e rimettere a posto le cose. Quindi noi non chiediamo il rimpasto, noi chiediamo semplicemente che Forza Italia, che all'esito delle elezioni regionali aveva avuto un certo numero di seggi, un certo numero di voti, e per quelli fu fatto un negoziato, gli venga riconosciuto. C'è poco da rimpastare, basta che D'Annunzio si dimette, punto e basta, è finita lì. Credo che fra alleati non si debbano fare queste cose, c'è un patto, il presidente della regione fu deciso che dovesse essere a livello nazionale, che dovesse essere un esponente di Fratelli d'Italia. Forza Italia ha accettato, insieme alla Lega, ha accettato che fosse un esponente di Fratelli d'Italia, l'abbiamo lealmente sostenuto, arrivò per primo la Lega, per secondo Forza Italia, per terzo Fratelli d'Italia. Non si può utilizzare il ruolo di presidente della regione per creare squilibri all'interno di una maggioranza che invece dovrebbe pensare a ben altro. Adesso apriamo la pagina di sport con la gara del Rigamonti, che è ancora ferma sullo 0-0, quella tra Brescia e Pescara. Noi scendiamo in Serie C domani alle 12:30, sfida in trasferta
per il Teramo che va sul campo del fanalino di coda Cavese a caccia dell'intera posta in palio. Senza Tentardini squalificato e con Birligea out, Paci potrebbe varare il 3-5-2. Con la coppia davanti formata da Pinzauti e Bombaggi e il trio di Akité, Trasciani e Piacentini dietro. Il tecnico dei biancorossi non si fida però della classifica dei campani e chiede una prova importante ai suoi. In questo momento, non dalle ultime esperienze, perché siamo rimasti molto scottati, non credo che sia giusto guardare le altre e la classifica, nel senso che ricordo il viaggio di ritorno da Vibo Valencia, è stato veramente pesante, quindi non penso che sia giusto guardare ad altro che non sia noi e la nostra prestazione di domani, e dovremmo essere bravi a fare un'ottima prestazione. Penso che sia quella la cosa importante, il focus, non spostarlo da lì. Dovremmo essere bravi noi a giocare come dovremmo giocare domani e fare il massimo. Quindi non mi sposterei tanto dalla nostra prestazione, che è la cosa che conta più di tutti. Ma in settimana abbiamo provato diverse soluzioni per ovviare anche l'assenza di Tentardini. Non so con che modulo affronteremo la gara di domani e non so neanche gli interpreti. Però in settimana abbiamo provato diverse soluzioni. Birligea purtroppo non sarà della partita, perché è un discorso nostro interno, abbiamo deciso di non rischiare troppo, perché durante la partita non è stato benissimo, anche se ha fatto un ottimo ingresso, però poi non era al 100% e lui l'ha riferito, quindi anche in settimana non è stato al 100% e noi come gruppo di lavoro, insieme allo staff di fisioterapia, abbiamo deciso di non rischiarlo, perché non vogliamo rincorrere in un'altra situazione in cui si può far male a ridosso di un finale di stagione, e quindi abbiamo deciso per questa partita di non rischiarlo. La classifica, ok, la Cavese non vive un buon momento, ma la Cavese è composta da ottimi giocatori, ha avuto delle difficoltà secondo me derivanti dal Covid, dalla situazione del Covid, e derivante anche da tante partite difficili che ha avuto in casa. Nelle ultime quattro partite ha affrontato Catanzaro, Catania, Potenza, e ha avuto un calendario non semplice. È una squadra che ha cambiato spesso e volentieri volto, perché non a livello di sistema di gioco variano molto. È una squadra prettamente che fa della difesa la sua forza, soprattutto quando gioca in casa. È una partita difficile da affrontare, perché quando si chiudono nella propria metà campo è una squadra difficile da affrontare. Non vorrei più vedere un secondo tempo come quello della Vibonese, in cui la squadra non è stata in grado di reagire al pareggio, a una situazione di difficoltà. La mancata reazione è stata una roba negativa, perché nel calcio si può perdere, perdono anche le grandi squadre, per carità, però essere un po' remissivi e lasciare andare il risultato così è stato, per noi, per i ragazzi soprattutto, è stato abbastanza frustrante. Quindi credo che queste mie parole siano anche il loro pensiero da parte dei giocatori, che non vogliono rivivere quel secondo tempo in cui non c'è stata una reazione. Però è stata una grande esperienza per noi, perché siamo rimasti molto toccati da quel secondo tempo, e spero che abbiamo capito. Ancora 0-0 al Rigamonti tra Brescia e Pescara. Il TG6 termina qui. Adesso spazio a Diretta Stadio per seguire la gara dei biancazzurri. Il TG6 torna nel formato tradizionale alle ore 19. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.